Buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione della Costa della Terra di Domenico De Luca, un libro che devo dire è giunto per quanto mi riguarda forse alla quinta, alla sesta presentazione, sempre nella stagione, ha riscosso sempre tantissimo successo perché al contrario di quello che si potrebbe pensare, un libro sul terremoto, il 1908, sul nostro terremoto, è un libro che suscita notevoli riflessioni che riguardano anche il nostro modo di vivere contemporaneo e quello che siamo noi oggi da calabresi che abbiamo vissuto e portiamo sulle nostre spalle il peso della distruzione del 1908. Prima di iniziare vorrei invitare Rosario Martino, assessore alla cultura del Comune di Bucca, che ci ospita in questo bellissimo palazzo. Grazie. Grazie a voi, porto i saluti dell'amministrazione comunale, del sindaco, ringrazio i relatori per la presenza e per in queste giornate difficili, diciamo, un po' con Domenico ci siamo ricorsi per tanto tempo sui social, poi finalmente un mesetto fa ci siamo conosciuti di presenza e è nata questa idea della presentazione. Non potevamo che accettare con entusiasmo questa cosa perché fa parte della storia del nostro territorio. Una storia che tutti pensano, anche io in passato credevo che la storia nostra, del nostro territorio fosse una storia di serie B, invece a quanto pare non è affatto di serie B. Mi viene da pensare sempre al periodo rinascimentale, se ne parla in questo periodo. Il Rinascimento da suo conto non è nulla da invidiare al Rinascimento fiorentino, l'unica differenza è appunto i terremoti che hanno distrutto e cancellato la memoria. E quindi questa è la differenza tra noi e loro, e questo è che ha fatto la storia poi. E Domenico forse sicuramente ci spiegherà bene questa differenza. Comunque, io ringrazio tutti, ringrazio i presenti, e invito tutti alla festa della poesia che avrà inizio da domani, che c'è il giorno di Lucca, siete tutti benvenuti, e va bene, buon lavoro e in bocca al lupo Domenico per tutte le cose. Direi di dare il via ai lavori con la visione di un filmato che è stato girato da una troupe francese qualche giorno dopo il terremoto a Palmi, che difatti è l'unica testimonianza esistente ad oggi di quello che è successo, perché come vedremo noi non abbiamo altre testimonianze se non qualcosa di scritto e dei ricordi, delle memorie, delle fotografie, ma l'unico filmato è questo qui. Thank you.
suggestive, che ci ricordano, o meglio non ci ricordano, forse inconsciamente ci ricordano quello che i nostri avi hanno vissuto, di cui diciamo, per tanto tempo abbiamo portato e continuiamo a portare i segni, perché a volte leggendo il libro di Domenico, che adesso insomma andremo a sviscerare tutta una serie di aspetti, la prima cosa che ho pensato è che se magari i miei avi non fossero sopravvissuti, se i miei nonni non fossero sopravvissuti, noi non saremmo qui. E cosa ci portiamo dietro tutti, no, come comunità allargata, perché non è solo la comunità palmese, è una comunità allargata, cosa si porta dietro da questo terremoto, biologicamente, emotivamente, con l'adattamento? Il libro La tosse della terra sostanzialmente parla di quella che è una rinascita, il futuro della città di Palmi che si estende poi a tutto il territorio. È già una tesi di laurea magistrale di Domenico, che è tra l'altro per me ancora più magistralmente nel libro, perché vi assicuro che si legge in una giornata, e perché è sostanzialmente una testimonianza puntuale di quello che è stato un evento traumatico che ha caratterizzato il nostro territorio e ci ha reso ciò che siamo oggi. È un libro che ha vinto anche un premio storico letterario di Taurus, è arrivato il secondo classificato nella sezione storia, ma il libro, oltre che essere una costruzione puntuale, è praticamente un percorso che va a parte dalla fine, cioè dall'evento traumatico, ne sviscera tutti gli aspetti. Poi passa per la rinascita, che vuol dire l'emergenza abitativa, la costruzione delle baracche, i problemi dei piani regolatori, quelli che poi sono i problemi che abbiamo ancora oggi, sostanzialmente in molti dei nostri paesi e delle nostre città, fino a poi passare al ricordo, alla commemorazione e poi a quelle che sono le problematiche del rischio sismico. Queste sono le quattro fasi di questo testo, che oltre a questo porta anche dentro sé tutta una serie di memorie e di anche sentimenti dei nostri concittadini e dei nostri conterranei. Io solitamente, prima di dare la parola a Domenico, come input leggo sempre quello che scrisse il Corriere della Sera il 30 dicembre del 1908, e vorrei ricordare che quando ci fu il terremoto, poi lo spiegherà meglio Domenico, tutte le linee anche dei telegrafi vennero interrotte, quindi per tanto tempo non si sapeva cosa era successo qui, perché sostanzialmente eravamo terra di nessuno. Poi qualcuno si ricordò e disse: ma forse questi esistono da qualche parte, cosa sta succedendo? Tra le tante testimonianze dei vari giornalisti che arrivarono qui c'è questa che dovevo riportare, che dice: Palmi non c'è più. La stazione di Palmi presenta uno spettacolo impossibile a descriversi. I viaggiatori chiedevano notizie, inquieti della loro destinazione. Un ispettore ferroviario urlava a squarciagola. A frotte i contadini scendevano dalla stazione dai veicoli, portando masserizie e calzati alla paura. Mentre tutti si addensavano nell'edificio spergolato e in cui risuonavano pietosi lamenti, mi sono avviato verso il paese, che dista mezz'ora di strada dalla stazione, ed è situato in vetta a uno splendido colle, tutto piantato di ulivi. Strada facendo, incontro sempre nuovi fuggiaschi, aggrappati a famiglie, piccole flotte oppure isolati. Tutti avevano una fisionomia da sogno, impronta di gente impazzita. Un uomo barbuto, alto, che bandiva un gran bastone con un aspetto da mago, mi si parò dinanzi e mi disse: ma dove vai? A Palmi, risposi. Palmi non c'è più, e fummo subissati per le nostre colpe. È un castigo di Dio. E qua si intreccia anche tutto l'aspetto delle credenze religiose che ci caratterizzano, e proprio come popolazione. Noi, soprattutto nel periodo di agosto, tra luglio e agosto, ne evocavamo tante situazioni e abbiamo tante feste religiose, e anche tutto questo aspetto di profonda devozione è stato caratterizzato da quello che si è verificato nel 1908. Quindi sono tutta una serie di aspetti che partono da questo evento per arrivare poi a comprendere, a ragionare insieme su cosa effettivamente da un punto di vista anche amministrativo, di piano regolatore, di interventi di rigenerazione urbana, possiamo fare per poterci preservare sostanzialmente, perché di questo si tratta. Perché lo sappiamo, siamo un territorio ad alto rischio sismico e ci dobbiamo convivere. Il problema è come si convive.
Detto questo, è stato un po' un discorso sul generale, lascio la parola a Domenico che certamente ci dirà qual è stato lo spirito che l'ha spinto a scrivere questo libro e insomma tutto quello che ne è derivato e anche l'avventura che stiamo vivendo, perché io sono contenta di vivere insieme a loro perché lo stiamo veramente portando in giro e abbiamo una grande risposta di pubblico e questo ci fa piacere perché sono storie che ci appartengono giusto diffondere. Grazie Eliana, come sempre, per questa bellissima introduzione alla presentazione. Effettivamente ormai è la vita, che è presentazione a Tosse da Terra, è un libro che parte appunto da Padova, ma che in realtà poi si è esteso con le sue presentazioni al territorio circostante, ai comuni di cui anche il libro parla, che sono appunto Seminario di Lucca, ma anche a Livorno, perché l'ultima presentazione prima di questa è stata svolta a Vivo, a Pagheria, con Gino Valenze. Detto ciò, che dire, Diana è stata bravissima nell'introdurre il tutto. È un libro che io ho voluto fortemente scrivere per raccontare una storia, però uscendo dalla classica storia, dalla grande storia, perché alla fine il terremoto del 1988 è il terremoto di Reggio e di Messina. Quindi se voi andate a chiedere poi, al di là della nostra provincia, a qualcuno se sa che cos'è questo evento, dirà sempre se il terremoto di Messina è stato megabombe, lo sanno un po' tutti anche sui libri di scuola, perché d'altro canto è stato il terremoto più forte in Italia, non solo per danni e per numero di vittime, parliamo all'incirca di un numero che ancora tutt'oggi, nonostante siano passati più di 100 anni, non è chiaro. Le stime ufficiali rivelano 80.000 morti, qualcuno ne parla anche sui 100.000, però non esiste un dato concreto che possa certificare effettivamente quanti morti provocò quell'evento. Un terremoto che fu devastante, avvenne di domenica, durante le festività natalizie, un terremoto che addirittura portò Mercalli, che erano uno dei nostri studiosi in Italia su questo tipo di eventi, ad aumentare la propria scala, portò al 10° o 11° grado, probabilmente è diciamo ipotizzabile intorno al 7° grado della scala Richter, anzi la scala non è la scala attuale con cui si misurano i terremoti. È un evento che comunque condensò tutto sui più grandi comuni colpiti, che erano appunto Reggio Calabria e Messina. La stampa nazionale si concentrò, abbiamo letto un esperto del Corriere della Sera, si concentrò su Reggio Calabria e Messina, perché sapeva benissimo che lì si era verificato qualcosa, una catastrofe enorme che doveva essere raccontata. Quindi tutti i giornali dell'epoca, Corriere della Sera, la stampa, l'America del Corriere, la Tribuna dello Stato, si concentravano per le prime settimane su quell'evento, su quel territorio. Però in realtà dalle ricerche risultavano delle zone colpite, e in particolare una zona che era quella che l'attuale Piano Gelataro all'epoca circondava di Panni, perché Panni era il centro amministrativo del territorio ed era diciamo uno dei più, dopo Reggio Calabria, Messina era appunto il nucleo urbano più grande dell'area devastata. Di Panni noi abbiamo tanto a livello fotografico, che testimonia anche, l'avete visto anche nelle immagini video, testimonia la distruzione di una città che era diventata una città punto di riferimento, come tutt'oggi vanno gli uffici, il tribunale, le scuole, quindi amministrava il territorio, c'era cioè la sottoprefettura, e tutto era un punto di riferimento, una città politicamente attiva, che era stata distrutta, completamente annientata. Panni ha perso l'80% del patrimonio edilizio, ha avuto 700 morti, quindi non parliamo di cifre misere, ma abbiamo veramente un disastro. Per non parlare del numero dei feriti, probabilmente andiamo sui 1500, non sono praticamente certi. Eppure questa storia era stata talmente tralasciata che quasi nessuno sapeva che era stato il terzo centro più colpito. E forse dovremmo anche descrivere la storia del terremoto a questo punto. Dalle ricerche poi mi ero effettuato in circa 2 anni quasi di gente, ma anche perché sapevo dove andare a cercare, non è insomma facile per questa tipologia di lavori. Poi mi ha occupato veramente devastante, anche di distruzione, non solo a livello costruttivo, quando parliamo degli edifici, delle costruzioni di murature, ma anche a livello morale. Noi parliamo di, abbiamo testimonianze di persone spaesate, persone che vengono descritte come avessero subito
subito un castigo di Dio, e anche qua entra la religione in questo contesto. C'è gente veramente che abbiamo testimonianze di comportamenti quasi di isteria, di follia, furti, anche purtroppo violenze sessuali, perché si era perso completamente il senso. Cioè, chi abitava in queste zone, cioè, più di 150 anni fa, ha subito qualcosa che è stato talmente devastante nella psiche e nella mentalità che ha poi segnato le generazioni successive. Purtroppo la Calabria è una terra di terremoti. Non c'è una zona della Calabria che non è stata colpita da un sisma. Noi ci troviamo qui a Lucca oggi non a caso, perché io ho voluto abitare da anni, e comunque il centro del libro, ma in realtà quel libro si estende al suo circondario, analizzare proprio le comunità, cioè concentrarmi su quelle comunità che a mio avviso c'entravano sia con l'area urbana di Palmi, ma soprattutto che avessero avuto più danni a livello sia strutturale che morale. Allora, a livello di vita umana, i comuni più colpiti di questa parte del Basso Spromonte sono stati Santo Pedro dello Spromonte, che ha avuto un'ecatombe, e Palmi e Seminara. Poi anche la zona di Lucca ha avuto una percentuale di danni alle strutture non rilevante, parliamo più di 300-400 casi tangibili, però ha avuto 8 morti. E anche qui c'è una curiosità, perché ho scoperto nelle ricerche che i morti di Lucca, cioè questo basso numero di vittime rispetto a Palmi e a Seminara, è dovuto alle tecniche costruttive che qui adoperavano. Cioè, lo sa bene, l'isola. Sono una costruzione tipica che è questo paese, che paradossalmente, essendo una costruzione povera, di arte popolare, proprio parliamo di costruzione proprio in terra, ecco, forse il termine migliore, essendo leggere, cioè in qualche modo hanno attutito, nonostante il crollo, il peso delle macerie su chi era rimasto purtroppo seppellito. Questo decretato non abbassa la percentuale di vittime e quindi ha dato una singolarità a questo paese, che in realtà rispecchia il sismo, perché qua facciandomi su questa bellissima terrazza, per la fortuna di avere in questo palazzo, si vede chiaramente con questo paese forti segni di quell'evento, più di Palmi, più di Seminara, perché sono state ricostruite magari in una maniera diversa, si è fatto un piano regolatore più regolare. Qui invece si tratta una ricostruzione a margine del centro distrutto, che questo a sua volta abitato ulteriormente, e quindi chiaramente sono visibili questi edifici. Poi vi citeremo, avremo noi delle queste terrazze, ma anche di questo palazzo, cioè vediamo qui queste costruzioni che portano chiaramente i segni di quella storia, cioè hai tocchi con mano quello che poi ha lasciato un diretto, ha lasciato il terreno stesso, e non solo. Pensate che questo paese si va addirittura, non va a cambiare il nome, si sarebbe dovuto chiamare Ardenza Medica in onore di un quartiere di Livorno, perché a Melibucca è intervenuto un comitato di soccorso che veniva da Livorno. Quindi proprio i nostri paesi alla fine, se si scala in queste piccole storie, portano i segni dei grandi eventi, degli eventi nazionali, quindi che non sono solo magari quegli eventi bellici, le questioni sociali, le questioni agrarie e così via, ma sono proprio la terra, il movimento della terra, del territorio sotto di noi, della nostra terrestre. Quindi chiaramente anche in questi piccoli luoghi, magari a volte il visitatore non ci fa caso, però si vede chiaramente dove c'è stata una catastrofe, e non solo, perché noi abbiamo subito anche un altro terremoto, soprattutto in quello del 1783, che è stato forse il terremoto più studiato in Calabria, perché fu un evento, gli antichi dicono, non a caso il grande flagello, che fu un evento veramente distruttivo, di una distruzione forse inimmaginabile, perché non è un enorme scena sismico. E poi abbiamo avuto una serie di terremoti, abbiamo avuto quelli del 1894, quelli del 1905, che hanno colpito comunque il territorio. Quindi la storia sismica fa parte della nostra storia. È bene saperla portare avanti, saperla raccontare, perché fa parte comunque delle nostre vite. Il libro, brevemente, poi darò la parola ai relatori, è articolato in delle fasi. Non ho voluto fare il classico sermone o racconto storico costituito da dati e basta, quindi da dati freddi, ma ho voluto dare proprio un'impronta, grazie anche a
all'editore, a Marco, che potesse trasmettere al lettore qualcosa di più, al di là dell'evento in sé per sé del racconto, perché il fatto che c'è stato il terremoto nell'area dello stretto lo conoscono tutti, però ho voluto concentrarmi proprio su questa storia non solo per riscoprire quella tragedia nella sua umanità, insomma, nelle testimonianze del sopravvissuto, eccetera, ma anche da come da quell'evento, non a caso la parola è fine, rinascita, memoria e futuro, questo territorio si è ripartito. Nonostante tutto, i nostri avi si sono rimboccati le maniche, e non era facile dopo ben due eventi distruttivi che nel giro di neanche 100 anni avevano distrutto il territorio per ricostruire tutto. E oggi forse anche questo palazzo è la testimonianza vivente di come quelle persone siano ripartite e siano andate avanti. Il libro non mi dilungo perché poi lo vorrò acquistare, giustamente poi deve tutto nei suoi dettagli, da anche uno spaccato di socialità, c'è una parte dedicata al sociale, una parte a quello che è rimasto del terremoto. Dico, ad esempio, vi posso dire che addirittura i nostri geni si sono modificati a causa di questo evento, perché pare che dalla Terra, durante il terremoto del 1908, si sia sprigionato un gas in particolare, il radon, che abbia portato a una modificazione genetica degli abitanti del luogo, così anche degli eredi, e che questo tipo di modificazione abbia protetto da una serie di tumori in particolare, che sono stati fatti anche degli studi, quindi è tutta una questione documentata, così come c'è l'aspetto della memoria, che non è indifferente. Lo sapete che noi non abbiamo neanche un monumento dedicato al terremoto del 2008. Nell'aria, forse, no, neanche a Reggio, a Messina c'è qualcosa, ma nella provincia di Giugliano nessuno ha dedicato un monumento alle vittime del terremoto del 2008. Ed è paradossale perché nelle altre zone d'Italia, colpite da eventi simili, ci sono. Cosa si è dopo? Pensate al terremoto, per farvi un esempio, c'è il terremoto del Belgio, nel Belgio, dove c'è stata questa differenza dalla stampa, che lì addirittura hanno cementificato un paese intero per ricordare le morti di Gibellina. Ancora c'è l'Irpinia, c'è l'Aquila, anche là nonostante siamo passati pochi anni, ormai andiamo sui 10 e passa, però anche là c'è attiva una fase di ricordo, chiaramente attiva. Qui invece abbiamo fatto un'operazione di emozione collettiva che è da indagare, che io ho indagato, perché è evidente che il trauma è stato talmente tanto forte a livello morale, che chi abitava qui, chi era sopravvissuto, ha preferito cancellarlo. Io ho trovato testimonianze solo dei primi anni di documentazione, nel 1909 si è fatto, nel 10 pure, poi a un certo punto si è completamente abbandonata la cosa, viene finita nell'oblio ed è rimasta relegata ai libri di storia. Quindi volevo dare questo antipasto nel libro, sicuramente ne avremo modo di parlare ora con chi mi accompagna a questo tavolo di relatori. Se non ecco, quello che posso aggiungere è che si legge come un romanzo, onestamente, quindi è un percorso per risvolti antropologici, sociologici, anche proprio oltre ad essere anche un libro molto tecnico che riporta poi delle testimonianze effettive, perché è un'indagine di fatto, però si legge come un romanzo e ci fa suscitare una serie di riflessioni, ad esempio, una cosa di cui abbiamo sempre parlato, no? Questa opera di rimozione che abbiamo poi anche noi come calabresi insieme noi stessi, cioè probabilmente questo fatto di non volerci troppo esporre a raccontare le nostre cose probabile possa derivare da lì, e questo è un punto di vista proprio caratteristica del calabrese, che ha difficoltà a mettere in evidenza quelle che sono le sue storie, belle o brutte che siano. L'Aquila è un esempio, gli aquilani, tutta l'Italia si è mobilitata. Noi qui nel 1908 i primi soccorsi sono stati con i russi. È vero, c'è una difficoltà di comunicazione, una difficoltà delle strade, di abilità, eccetera. Però noi oggi ci troviamo nel 2024 a fare quest'opera di ricordo e soprattutto di studio e analisi, grazie a te, che riguarda un po' quello che stiamo per noi oggi. Ma si può fare una riflessione molto più ampia e dire, ma il calabrese che rimuove quelli sono i propri eventi, belli o brutti che siano, parlavamo prima, no? Con anche con l'assessore, anche la figura stessa di Calogero,
Noi abbiamo dei patrimoni storici che ci hanno caratterizzato, storico, letterario, eccetera. Ci manca forse un po', su questo ci siamo anche confrontati sempre, non vedo mai tanto, questa cosa, la spinta, il fatto di essere oggi qui è una spinta che noi vogliamo dare sul nostro territorio, perché sarebbe facile presentare questo libro a Reggio, guardate, è facilissimo, presente, cioè. Invece Domenico insieme a Marco, insieme a Vladimir, insomma, che bene o male stiamo percorrendo insieme a questo Reggio, abbiamo deciso di farlo nei nostri paesi, per dare questo input di ricordo e di consapevolezza che la nostra storia, bene o male, ci caratterizza e la dobbiamo condividere, bella o brutta che sia. E qui lascio la palla su tutto questo Amaradam a Vladimiro Maitano, l'architetto, l'architetto Maitano, spero che con lei. Buonasera all'amministrazione, agli uffici preposti. Grazie Domenico per questo invito che ho tolto, già abbiamo fatto a parte. Ma ciò che mi ha colpito da sempre in questo libro è stato soprattutto il titolo, La tosse della terra. La tosse è un sussulto, probabilmente dico l'ovvio, ma è molto classico, anche da questo punto di vista. I terremoti, io vorrei cercare di porre l'attenzione proprio sull'evento, perché ce ne abbiamo anche detto. Ovvero questo evento eccezionale, un evento eccezionale che non fa altro che generare delle paure. Delle paure che non fanno altro che generare del progresso. Grazie a questi eventi, la stessa tecnologia ha avuto i suoi progressi nella prevenzione. Ma una prevenzione che non parte da adesso, una prevenzione che parte già dal VI secolo, quanti Cristo, lo stesso Plinio il Vecchio, racconta come, osservando le strutture attorno a sé e osservando anche gli effetti dei terremoti su quelle strutture, diceva e consigliava che gli edifici venissero costruiti, fa sorridere oggi, su un letto di lana e di carbone, e non è altro che dissipatore, ovvero la capacità dell'edificio di assorbire i movimenti del terreno e dissiparle, distorcere per non entrare, entro nel tecnico, non troppo, in una risonanza con il terreno. E quindi fa capire molto come la prevenzione parte da lontano. Prima accennava Iana a proposito del castigo di Dio, e questo è ciò che ci ha accompagnato per tantissimo tempo, ha accompagnato i popoli per tanto tempo, come alcuni, ci sono alcune immagini anche in Giappone storiche dove emergono dei diavoli da sotto che fanno tremare la terra, fino a un periodo recente, il periodo moderno del 1783, che proprio nel 1783 è stato redatto uno dei primi regolamenti di visi fondamentali per come costruire la città, per come costruire le case, da Francesco Minatelli, 1783. Ma per arrivare ai nostri tempi, ed è questa la svolta veramente nazionale, il terremoto di Irpinia. Il terremoto di Irpinia ha dato il là, vero, alla pianificazione anche della città. Diciamo una svolta che ha permesso anche alla classificazione delle varie zone della nostra terra, della nostra nazione. Ci possiamo tutelare, ci possiamo difendere dal terremoto? Non completamente, non in assoluto, quanto meno. I motivi possono essere tanti, ne elenco solo tre. Per esempio, uno dei motivi è assolutamente l'evento eccezionale, l'incapacità di capire quando questo evento accade e predire l'eventualità dovrebbe, diciamo, educare alla prevenzione. L'altro motivo importante, e comunque non basta, perché proprio poche ore fa, nell'isola di Kyushu, in Giappone, un terremoto del magnitudo 7.1 si è scatenato in questa zona del Giappone e tuttavia non risultano danni. Il terremoto del 1908 era
se ricordo bene, qui Paolo mi metterà, Paolo mantiene quello per cui è stato circa 7.2 ha generato quello che conosciamo. Ecco cosa accade. Ma anche questo, se ricordiamo nel 2011, sempre in Giappone, a Tohoku, 9.1. Non era mai stato registrato, infatti viene definito il grande sisma. Cioè non so quanti secondi che è generato quello tsunami, tutti conosciamo, nel 2011. Quindi la prevedibilità anche in termini di quantità. E poi appunto la varietà del sisma. Il sisma oggi noi abbiamo la possibilità di dire che una regione è sismica, altamente sismica o non è sismica, dal punto di vista empirico, soltanto per esperienza. Oggi noi diciamo che la Sardegna non è una zona sismica. Oggi noi diciamo che la Sardegna è una zona sismica, ma può cadere anche lì. E non si costruisce in modo antisismico in Sardegna. E poi l'altro punto importante è appunto l'ignoto. L'ignoto che, come dicevo prima, non sappiamo dove, non sappiamo quando, e quando accade, avviene che nel tempo poi se ne perde la memoria. E la memoria, per quanto ci riguarda, è forse il nemico e allo stesso tempo l'amico che bisognerebbe seguire maggiormente. Io aggiungerei un altro fattore, un'altra variabile, che è il costo. Il costo per me di questo, anche per le ultime esperienze che abbiamo avuto, perché parlare di eventi calamitosi, così lo definiamo, anche se di eventi calamitosi non si può parlare, terremoto non è calamitoso, lo tsunami non è calamitoso, è un evento naturale, che noi diamo un valore a questo evento per tante prove, in sé non è calamitoso. Declarazione per il nord, diceva Franco Tutto. Il costo perché? Perché politicamente, a mio avviso, accade che è più facile politicamente avere un riscontro immediato con un'azione di emergenza. Diverso è avere un riscontro nel tempo, lavorando nella prevenzione e nella tutela del territorio. Cosa dico ai miei elettori quando vanno a candidarmi? Guardate, sto sistemando piano piano le cose, nessuno mi crede, voglio vedere di immediato, anche noi cittadini in fondo siamo così. Parlo da già amministratore, anche noi cittadini siamo così, vogliamo tutto e subito, e questo tutto e subito genera quello che genera. Quindi ragionare in questi termini. Ragionare in questi termini vuol dire anche essere capaci di tutelarci come non siamo stati capaci. E quindi è una vera e propria vocazione, come non siamo stati capaci di tutelarci da una nube tossica che è una zona sabbiana. Lasciamo stare la causa. Ma ciò che ha generato tutto questo è un'incapacità di controllo di un volume di incendio che c'era in quella zona. E quindi il costo vuol dire questo. Investire nella prevenzione vuol dire questo. Nel mondo della tecnica, da liberti insegna, massimo profitto nel mio tempo, e questo è il peggior danno che si possa avere, specialmente nel territorio del nostro. Io vengo appunto da una città come Palmi. Nel 2004 ho fatto una ricerca all'università insieme al professor Ferra, che si occupa di città antisismica, su alcuni quartieri della nostra città di Palmi, una sorta di lettura, un'analisi. Abbiamo potuto vedere come effettivamente su piccoli cubetti di argilla, potremmo dire quasi, che sono le murature, sono stati realizzati tanti piani di infrastruttura armata, affastellati. E in questo momento tutto tace. In questo momento, io visto quel territorio, non ha la stessa devastazione che fanno i quartieri, cioè un numero di densità sicuramente, ma la densità che c'è in questi quartieri, nella mia città, supera ogni immaginazione. I volumi rispetto alle abitazioni superano ogni immaginazione. Tra poco potrebbe accadere tutto questo. Io ho sentito molti anni fa una conferenza che è stata fatta a Casa della Cultura, che si diceva che un terremoto a 7.1 non era proprio esatto dire che possa accadere ogni 400 anni. Non lo sappiamo. E allora cosa fare? Si potrebbe dire di tutto. Non è questa una serie in cui risolvere i problemi.
ma sicuramente mettere di fronte sempre una responsabilità, che è anche una responsabilità nostra, l'esigere anche ciò che apparentemente non si vede nell'operato. La salvaguardia del territorio, la salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia che mi è accaduto nei giorni scorsi, è anche nostra responsabilità. È quasi un invito a chiedere un'azione che non sia del tempo e subito, perché questo non ci risolve il problema. E lo spiega molto bene nel libro, Domenico, e spiega anche molto bene in un passaggio, in un dettaglio che mi ha colpito anche la volta scorsa. Erano stati incaricati alcuni ingegneri per stilare il piano operatore. Uno di questi, che poi il risultato fosse il più onesto, ha abbandonato la sala. Nonostante ci sia stato un terremoto così cocente, così forte, così caldo, da lì a pochi giorni, c'è sempre questo tallo della corruzione che è l'altro nemico, non solo la disattenzione, la mancanza di memoria, anche questo probabilmente non proprio, ma noi dobbiamo esigere il lento nel tutto, il tempo di poter realizzare le cose con un tempo che non è politico, ma è veramente ambientale, è veramente dell'evento sociale, dell'evento umano, perché fondamentalmente per noi il terremoto è diventato anche una questione antropologica. Lo diceva l'Esterie, così via. Mi è capitato di sentire dire natura bastarda. È un modo di dire che però ha segnato un modo anche di essere. Grazie davvero, perché su questo ci sono un sacco di questioni da fare anche relativamente a quella che è una programmazione delle cose. Sono anche io convinta che bisogna fare non tutto subito, ma avere un sistema di progettazione che vada a breve e lungo periodo, sia da un punto di vista politico che da un punto di vista amministrativo. E questo noi ce l'abbiamo avuto anche nella incapacità di affrontare le linee COVID, che praticamente ci ha trovato impreparati, perché non avevamo una programmazione in medio e lungo periodo. E tutta la problematica sociosanitaria si è riversata su quelle che sono state i servizi sociali dei comuni e le ASP che sono impazzite, e ve lo dico per esperienza personale. E questo vuol dire che tu sostanzialmente, tu soggetto, tu stato, tu ente che deve programmare, non ha un piano di medio e lungo periodo che si può declinare in ambito ambientale, in ambito sociale, in ambito ancora di più strutturale, considerando che noi siamo caratterizzati da questo punto di vista. E questo dovrebbe essere un modo di nuovo di stillare, di fare le cose. E più vado avanti in questo percorso che stiamo facendo insieme, la presentazione di questo libro, più credo fermamente in questa necessità, perché tutta questa ricostruzione ci permette di arrivare a questa riflessione e forse di acquisire una maggiore consapevolezza di tutto questo e renderci un po' anche dei pensatori migliori, forse anche dei cittadini migliori. Tra l'altro questo libro per me è anche una sfida editoriale, io ogni volta lo dico a Marco Marchese, che è l'editore con l'Officina Cleto, perché non so quanto l'editore oggi possa effettivamente voler investire in un libro come questo, e penso che questa sfida invece sia stata, almeno da quello che vediamo, da quello che percepiamo, perché non lo percepiamo le persone che incontriamo, è una sfida vinta, vero? Abbastanza, direi. Buonasera a tutte e a tutti e grazie davvero per l'ospitalità. Per me è sempre una gioia partecipare alle presentazioni dei libri che pubblichiamo. Le Officine Editoriali da Cleto sono una micro casa editrice che risiede in provincia di Cosenza, e quando io ho conosciuto casualmente Domenico e mi ha proposto questo testo, per me è stata un po' immediatamente un'esclamazione, perché questo qui è un libro che io aspettavo da editore, ma lo aspettavo perché, vedete, a livello personale io ho avuto diverse esperienze con il terremoto, indirette e anche una diretta, per fortuna non particolarmente grave ma significativa.
La prima esperienza in diretta che io ho avuto con il terremoto risale a lontano 1976. Io avevo 6 anni, vivevo con i miei genitori in Svizzera, perché sono figlio di due persone che sono emigrate per lavoro, e nel 1976 c'è stato il terremoto del Friuli. A distanza di 48 anni ancora ricordo in modo chiaro, limpido, le immagini che scorrevano in bianco e nero sul televisore di quell'unica trasmissione settimanale che durava un'ora, che davano in lingua italiana, perché i miei genitori si erano trasferiti nella Svizzera tedesca e quindi lì si parlava il tedesco. E mi ricordo di mia madre che leggeva mentre vedeva quelle immagini, perché il terremoto del Friuli è stato un terremoto profondo, devastante. La comunità friulana su quel territorio era molto presente, quindi proprio si conoscevano, insomma, i genitori del collega di lavoro che erano deceduti a causa proprio del terremoto. Sono passati poi dopo molti anni e arriva il 2012. Nel 2012 che cosa accade? Accade il terremoto dell'Emilia. Il terremoto dell'Emilia, io mi trovavo a Milano. Allora, nel 2012, in questa esperienza, il terremoto dell'Emilia, cioè lì la terra mi ha tremato sotto i piedi. La prima scossa c'è stata intorno alle 8 del mattino. Per fortuna non me ne sono accorto, perché stavo in un albergo e stavo proprio ad un pian terreno a fianco alla Camera del Lavoro di Milano, perché dovevo andare ad una riunione sindacale, e la scossa delle 8 mi ha beccato sotto la doccia. Se me ne fossi accorto io sarei scappato di strada, così come trovo. Quindi per fortuna me ne sono accorto, perché ho risparmiato, diciamo, un triste spettacolo alla cittadina. Vabbè, questo già è una cosa che è servita. La scossa invece che è arrivata a metà mattinata, no, perché mi trovavo in Camera del Lavoro in una riunione sindacale, c'erano una quindicina di miei colleghi, ma adesso io sono presente, c'era una quindicina di miei colleghi, e il terremoto è arrivato praticamente a lontana, in un palazzo in muratura, quindi non un palazzo con, voglio dire, vetro e acciaio moderno, dove tu magari ti puoi sentire più al sicuro, tant'è vero che stava prendendo una crisi di nervi, stavo per ficcarmi sotto il tavolo, e poi così la tensione si è sciolta, proprio perché un collega ha reagito e ha cominciato a dire delle fesserie, ha cominciato a scherzare, e quindi si è stemperata questa cosa, e anche lì, voglio dire, mi sono risparmiato l'umiliazione di piano sotto il tavolo e scappare magari per le strade. Tutto questo mi ha portato poi dopo, e questo è contenuto anche nel libro, perché c'è un capitolo specifico dedicato alla prevenzione, a fare delle giuste riflessioni. E quando mi sono posto il problema in Calabria, perché vivo in Calabria e quindi so perfettamente che questo, cioè, l'evento terremoto può accadere in qualsiasi momento e non si sa di che intensità, se sarà un terremoto di natura catastrofica, se sarà un terremoto leggero, se sarà un terremoto che crea soltanto panico, dei danni. E vedete, pochi giorni fa ha preso il terremoto in Cosenza, il comune di Pietrapaola e il comune di Nitro. Cioè, come si prende il terremoto? Cioè, tu non ti puoi preparare prima, perché tu sei in pizzeria con i tuoi parenti, stai tranquillamente gustando una pizza, anche quando non lo prendi direttamente, arriva una notifica sul cellulare, apri il terremoto, e poi incominci a vedere la notizia e ti preoccupi, perché se la prima valutazione del terremoto 5.0 è che è successo, voglio dire, ad una sessantina di chilometri da te,
in cui il giardino potrebbero esserci dei nani, potrebbero esserci delle persone sotto la miceria, potremmo c'è l'eventualità che magari possiamo cominciare a contare i morti, ecco. Quindi il terremoto si prende in questo modo, non ti avvisa, arriva perché è un fenomeno naturale, come abbiamo detto prima, e che non dà nessun, la maggior parte delle volte non dà nessun segnale. Allora, quando ho riflettuto su questo, io ho pensato, quando ho messo su casa, perché ho costruito questa sana pianta, voglio dire di fare un progetto in via d'inizia, ad un piano di legno certificata, e quindi si cerca di fare prevenzione anche in questo modo. Adesso io non vi dirò il luogo delle prossime frasi dove si sono svolte queste cose, ma per una questione di delicatezza, perché cioè non siamo qui per puntare il dito contro qualcuno, no? Parliamo, voglio dire, di come alcune volte reagisce la politica a queste cose. E non vi dirò nemmeno i protagonisti, vale soltanto come esempio. Allora, nuova amministrazione comunale, qualcuno alza il dito e dice: ma nel nostro comune c'è un piano di emergenza, c'è stato fatto un piano di protezione civile che possa affrontare un'emergenza che sia quello che può capitare più frequentemente, che è l'incendio boschivo, al terremoto, all'alluvione, al, cioè il nostro territorio è flagellato anche dal rischio idrogeologico e quindi la frana esiste? Silenzio. Allora, a quel punto, interrogazione consigliare. 4 mesi di attesa per dare una risposta semplice, cioè bastava chiedere agli impiegati comunali: oh, ma sto piano c'è o non c'è? Cioè, è semplice, no? 4 mesi. Risposta: sì, c'è, andrebbe, in sede di consiglio comunale, sì, c'è, andrebbe rivisto, vediamo, facciamo. Poi, ma questo piano possiamo vederlo? Quando è stato fatto? 15 anni fa. È stato mai aggiornato? Non si sa, ma probabilmente no. Ma altra domanda specifica: ma noi abbiamo un'area dove, se succede qualcosa di catastrofico, la gente può avere come punto di riferimento in questo piccolo paese, punto di riferimento dove andare? Sì, ce l'abbiamo. Ah, benissimo. Ah, ma cosa c'è? Qual è? Campo sportivo. Benissimo. Vedere il campo sportivo è un'altra così, cioè, che già quello non va bene. Se tu hai un campo sportivo, voglio dire, almeno usalo, no, l'altra così. Poi il gratto un pochettino dice: ma sì, c'è uno che si ricorda e dice: ma tu sai che il campo sportivo è dichiarato anche come area superficie per il 118. E come terra l'elicottero c'è l'entrata? Cioè, come ci arriva il vento? Altra domanda ancora, ma lasciamo stare, ammettiamo che il campo sportivo fosse pulito perfetto, quindi area idonea a raccogliere le persone che hanno preso il terremoto. Va bene, poniamoci una domanda: succede il terremoto e la gente si raccoglie là, beh, e poi che si fa? Cioè, ci sono dei servizi? C'è una presa di corrente, cioè qualcuno ha ipotizzato, siccome noi normalmente mangiamo almeno 2-3 volte al giorno, standard, no? Poi diciamo, arriva il terremoto e ne salti 2, ne salti 3, cioè non mangi 1 giorno, 2 giorni, perché magari non puoi, sei traumatizzato, non arrivi i soccorsi, tutto è distrutto, e la prima volta è grandiata. Ah, come fa? Come cucina? C'è un'attrezzatura, una tenda, chi fa che cosa? Allora, se il primo cittadino di un qualsiasi comune, la legge gli dice che lui deve gestire questo tipo di emergenze, se il piano non si conosce, se il piano non è aggiornato, se i mezzi non ci sono, come si fa?
Allora, vedete, la prevenzione, più che, io dico sempre una cosa, e chiudo con questo, le vite umane, se parliamo del terremoto, si salvano adesso, nella programmazione, perché una volta che è arrivato il terremoto, è arrivato, e quello che deve succedere, succederà, però possiamo ridurre. Se noi, se in un comune, piccolo o grande che sia, c'è un certo e adeguato numero di persone che sanno che cosa fare in quel momento, tu è oggi che stai salvando la vita di alcune persone, che sono quelli che resteranno ferite e che non puoi soccorrere in caso di terremoto catastrofico, che sono quelli che ti restano sotto nella cenere e che agonizzano e muoiono, perché dopo 3 giorni non andrò di nessuno lì. È difficile trovare delle persone vive sotto una cella dopo 3 giorni. Tanto è vero che ogni volta si parla del miracolo del bambino o del povero disgraziato che è rimasto sotto una cella di casa propria e dopo 2, 3, 4 ci sono case addirittura dopo una settimana che erano tirati fuori, ma sono case eccezionali, dopo 3 giorni sono morti tutti. Di conseguenza la prevenzione e le vite umane si salvano prima, e si salvano come diceva prima Eliana, con una programmazione di lungo termine. Tu non devi fare tutto e subito oggi, ma è possibile fare una programmazione, ma anche che fosse ventennale, nei bilanci dei comuni, stabilire che 5.000 euro all'anno in un comune magari piccolo come il Ducato, 3.000 euro all'anno in un comune più grande potrebbero essere 30.000 euro all'anno, si possono stanziare per la prevenzione e per l'accumulo di attrezzature, fare esercitazioni, fare come ci si comporta, come la casa deve essere adibita, perché banalmente se tu hai un arazzo appeso alla parete bellissimo e che pesa però 80 kg, arriva il terremoto, la casa resta in piedi, quello è caduto, ma se è caduto in testa va ucciso. Questo è il punto. La prevenzione passa anche attraverso questo. La prevenzione passa anche attraverso pure delle ferite banali in una situazione emergenziale, può essere fatale, e nessuno può sapere in caso di catastrofe quanto tempo impiegheranno i soccorsi ad arrivare. Allora, il senso del lavoro di Domenico, il senso anche del lavoro della casa editrice, è per questa ragione che noi abbiamo investito risorse e tempo, io sono lietissimo di aver pubblicato questo libro, risiede in questo. Cioè noi abbiamo, come si dice, acceso un fiammifero in tutto ciò che purtroppo non si fa, sperando naturalmente che ci siano persone avvedute che incominciano a porsi il problema per se stessi e di incominciare, come si diceva prima, non mi ricordo chi lo diceva, dobbiamo incominciare a pretendere delle cose, a pretendere almeno quelle programmazioni di lungo periodo, ma che però con costanza devono essere fatte, perché è possibile gestire le emergenze in un modo differente dal solito, che in Italia conosciamo benissimo, perché poi l'emergenza quando arriva la catastrofe, l'alluvione è quella più frequente, gli incendi capitano, l'abbiamo visto proprio su questo territorio pochi giorni fa, cioè qualche settimana fa, e poi il terremoto che sappiamo che in modo ricorrente avviene. Queste emergenze non devono seguire all'emergenza dell'emergenza, perché non sa che cosa fare. Questo è il punto cardine. Allora, questo libro è quel sassolino nello stagno per cercare di far muovere queste cose, perché le vite, una parte delle vite umane che si possono salvare in caso di sisma è molto, ma molto tempo prima che il sisma si verifichi. Grazie Marco, grazie. E a questo aggiungo la necessità di intervenire sullo sviluppo della coscienza civica. Che la programmazione la fai se instilli una goccia oggi, una goccia domani sulla coscienza civica. Perché ovviamente tutti noi vorremmo che fosse fatto.
il piano di emergenza per il protezione civile, di beta, eccetera. Ma poi noi come cittadini siamo coscienti anche che se ci sono delle regole che dobbiamo rispettare, perché la verità è questa. Cioè tu pensa ai piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che servono anche per la galleria, non sono una tecnica, però logicamente se c'è una via sgombra viene più facile di dirla come via di fuga, ad esempio. Ma poi io lo rispetto, cioè ci dobbiamo anche porre l'altra faccia della medaglia. La cartina di tornasole noi di tutto ciò, anzi la rappresentazione plastica, però la troviamo nella situazione del bradisisma a Pozzuoli. Analizziamo la situazione di Pozzuoli e abbiamo capito di che cosa stiamo parlando. Che tu c'hai un rischio conclamato, tu c'hai un rischio conclamato certo, ok? Certo. E hai magari fatto pure una programmazione urbanistica adeguata, però poi dopo se si deve scappare non sai come scappare, perché tutte le strade sono banalmente intasate, non ci sono vie di fuga. Per questo è coscienza civica. Diciamo che da tutto quello che ci siamo detti e di cui abbiamo discusso, Domenico ha praticamente instillato forse più dubbi che certezze. Più dubbi che certezze, come è giusto che sia, perché con spirito critico lui è partito da un evento che ci caratterizza e ci ha caratterizzato tutti, perché oggi noi mettiamo i segni anche inconsciamente, però come vedete la discussione poi si pone nel contemporaneo, si pone dal punto di vista civico, di programmazione, di indirizzo politico amministrativo, piuttosto che proprio come comportamenti che ogni singola persona deve avere nel rispetto dell'altro. Quindi è un percorso che io vi consiglio vivamente di affrontare insieme a Domenico, anzi vi chiedo se c'è qualcuno che ha qualche curiosità, noi siamo qui, anzi no, siamo qui. Qualche osservazione ci servirebbe, sono Paolo Martino, ma non l'ingegnere. Allora mi domando questo, credo sia doveroso, si sente? Sì. Doveroso fare i complimenti all'autore che si è occupato di un argomento veramente importante. La storia dice convincente, 120 anni c'è un terremoto disastroso, sono passati, speriamo che... ma la domanda è questa, non so se non ho letto ancora il libro, lo leggerò. Perché il comitato di Livorno, che si è mobilitato tanto, che ha raccolto dei fondi, è venuto proprio a Melucca? Perché nel 1911 l'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno, meridionalista di primissimo piano, Umberto Zenotti Bianco, il barone Leopoldo Franchetti, Gaetano Salvini, si occupano di Melucca, perché qui nasce il primo asilo infantile di tutto il sud, col metodo Montessori. Io l'ho trovato, ho occupato un po' di storia di Melucca, ho trovato proprio all'anima la lettera che il barone Leopoldo Franchetti mandò a Maria Montessori, la grande pedagogista, parlando di Melucca, dicendo: guarda, se vogliamo fare un asilo con il nuovo metodo, per favore suggeriteci delle maestre, perché non ce ne stanno da quella parte. Perché io vorrei dire una cosa: qui a pochi metri da qui c'è un altro palazzo nobiliare, il palazzo Buccisanti. E ai tempi del terremoto c'era Carlo Buccisano, che è stato sindaco, latinista, scrittore, poeta, giornalista. Ha cominciato a fare una battaglia giornalistica pubblicando sui giornali nazionali, non dal 1908, dal 1905, perché c'è stato l'altro terremoto del 1905 che ha provocato una devastazione non solo urbanistica, anche morale, sociale, economica. Lì è cominciata, come sappiamo, la grande emigrazione transoceanica, che
prima scala veramente portata a terra. Carlo Cussano, dovete vedere gli articoli che pubblicava, qualcosa. Quindi ha ha interessato. Sono arrivati qua reporter dal Belgio, dagli Stati Uniti, hanno pubblicato in lingua straniera le loro relazioni su Medium Bar. Quindi, ma non è che era più importante degli altri o più devastata degli altri, grazie alle isole, ma è stata la battaglia di Carlo Cussano. Quindi sono venuti a sapere di questo paese. Un certo Zanotto Bianco è venuto qui quando si è fatto la sigla. Quindi una cosa seria, questo voglio segnare. Rinnovando i complimenti per questo lavoro. Grazie. Diciamo che l'osservazione è una validissima osservazione, perché ha sottolineato un aspetto che riguarda la storia di questo paese. Effettivamente prima non abbiamo accennato anche all'asilo, all'asilo che è stato costruito da Roberto Zanfini, anche con l'esempio appunto anche di dell'attenzione che i media, no? Potremmo dire così, a livello nazionale, concentrarlo sulla Calabria, in particolare sulla Ricucca, anche per questioni, lei l'ha detto, nel sindaco dell'epoca, e non è una cosa da poco, non è una cosa da poco, perché significa appunto che in quel contesto storico, in quel preciso momento, c'è un'attenzione particolare sulla Calabria da chi compiva, da chi aveva un certo grado culturale e che quindi voleva anche avere dare un impatto al territorio. Roberto Zanotti ha fatto questo, ha fatto qui, ha fatto anche di San Giovanni, anche nelle zone di Africa. Però quindi, capisci che questa non si è sconosciuta in più, forse. Sì, no, quindi, forse questo aspetto lo sapete voi, giustamente lo sanno qui a Medibucca, magari tanti non lo sanno, però effettivamente quando si vede quella struttura, si legge la scritta Firenze, già qualcuno dovrebbe porsi la domanda, ma come mai c'è questa costruzione? Perché appunto questo paese ha avuto quella storia, ha avuto quell'approccio, non spero ancora, ma addirittura che avete il nome, perché è all'inizio, in segno di conoscenza di un comitato che addirittura veniva da un'altra regione d'Italia, distanti chilometri, che comunque non aveva legami con il territorio, eppure da Firenze, così come la Fuso Italia, vengono a dare una mano in Calabria. Questo perché la stampa, cioè c'è stato effettivamente il terremoto del 5, il terremoto del 5 aveva segnato, aveva aperto tristemente il secolo degli eventi sismici italiani, verificatosi in Calabria, a poche chilometri a nord, nella Lega Timonese. L'altra volta abbiamo fatto la presentazione appunto a Quartieria, che storicamente era stato l'epicentro di quel sisma, e quasi a simboleggiare anche questo legame fra i due eventi. Quindi mi piace questa sottolineatura del signor Martino, che ha dato anche in questo caso là un'importanza storica del paese, che effettivamente lo distingue anche da Palmi e da Seminari. Non c'è stato lo stesso approccio dall'esterno, ci sono stati dei comitati di soccorso, vi dico che la questione è questa, che a un certo punto abbandonarono tutti questi comitati, il comitato di soccorso nazionale, perché non funzionava benissimo, purtroppo alcune cose si perdono e quindi molti decisero di procedere anche autonomamente, grazie anche alle iniziative di personalità illuminate, come per esempio Partigiano Tibiano, che effettivamente contribuirono allo sviluppo, a detenere lo sviluppo alla regione. Ci sono delle inchieste bellissime di quel periodo che appunto testimoniano ciò. Mi sa che dovremmo dare anche la chiusura alla presentazione. Assolutamente. L'unica cosa che vi voglio dire è che già Marco e Danilo sono stati brevissimi sull'aspetto della prevenzione. Io prima avevo raccontato l'aspetto storico del libro, ve l'ho accennato per grandi linee, perché giustamente non voglio lasciarvi alle gatte. Niente spoiler. Niente spoiler. Però ecco, l'aspetto della prevenzione è un aspetto su cui abbiamo lavorato tanto, è un aspetto che ci tocca direttamente, perché non è solo storia, ma anche il futuro. Questo paese l'ha già detto, molti segni di quell'evento, forse più degli altri paesi, forse più di Parma, perché effettivamente ancora è rimasto un po' cristallizzato a quella costruzione post-evento che tuttora caratterizza la vita togliere di Bucca. Però ecco, occorre la prevenzione, occorre ripartire dalle basi, perché ahimè un terremoto
in Calabria verrà, questo è matematicamente certo. Speriamo che avvenga più possibile lontano da noi, ma purtroppo avverrà. E quindi io mi chiedo, ma siamo pronti al contrarussismo? Effettivamente, da quello che ci siamo detti, mi sa che ancora non lo siamo, dobbiamo lavorarci, però vi vorrei sottolineare anche un aspetto, io sono storico, quindi ritorno sui corsi e ricorsi storici, anche ai tempi. Nel 1908 si era a conoscenza del terremoto sismico, c'era stato il terremoto del 1783. I centri urbani portavano le ferite di quell'evento, tanto è vero che a Parmi, ad esempio, ma anche qua, a Castellinanti, nella stretta di ancora c'erano le baracche di quel terremoto. C'era gente che viveva ancora in condizioni di, diciamo, proprio di povertà, perché aveva perso le case, i loro parenti avevano perso le case decenni prima, e c'era gente che addirittura commemorava quell'evento. Questo libro troverete testimonianze di commemorazione di quel terremoto. Questi facevano nel 1833, cent'anni dopo l'evento. Allora perché nel 1908 è andata quelle tombe? Perché quel messaggio si era dimenticato. Essendo passate già tre generazioni da quell'evento, si era manifestata, come purtroppo abbiamo sottolineato oggi in emergenza, quella emozione anche della memoria di quella tragedia. E quindi sarà manifestato l'abusivismo all'inizio, cioè non ci si è inventato di niente, perché già prima, già chi prima di noi ha vissuto in queste zone, purtroppo non era stato consapevole, vuoi per magari per ignoranza, vuoi perché purtroppo non c'erano neanche la stesso grado di conoscenze, soprattutto dai poveri, no? Dalla brutta gente, per citare Zanotti Bianco, perché solo pochissime persone potevano permettersi determinate costruzioni, quindi va di corretto. All'evento, forse nemmeno quelle, perché l'avete visto nel video, anche i palazzi più costruiti con le tecniche migliori dell'epoca sono caduti a causa della forza della natura. Quindi quell'errore che è stato fatto, vi lascio con questo messaggio, noi non dobbiamo farlo, anzi siamo ancora in tempo per cercare quantomeno di poter evitare che si verifichino tragedie come quelle che abbiamo elencato. Anche in Italia è una terra sismica, abbiamo avuto grandi terremoti che purtroppo hanno insegnato a questa nazione quali dovrebbero essere le prerogative per evitare, perché i terremoti non si possono prevedere, la natura non si può prevedere, questo è una certezza allo stato attuale. Però noi possiamo prevenire, quindi il messaggio che ho voluto dare alla fine di questo libro è questo, vi lascio con questo messaggio. Ci tengo a ringraziare Liana per la conduzione come sempre delle presentazioni. Ormai abbiamo fatto un viaggio dall'anno scorso, da quando è stato pubblicato il libro. Sono io che ringrazio te, sinceramente. Marco, che anche lui è fortemente in quest'opera, lui l'ha detto, ci siamo trovati con lui, ne vorrei fortemente pubblicare questo volume perché pensavamo e pensiamo tuttora che fosse dare un messaggio. E poi abbiamo iniziato l'avventura che a breve darà anche da un'altra pubblicazione e ovviamente Danilo Mesano, anche lui un caro amico, come da tempo, che ha dato il suo contributo da esperto, perché lui è architetto, quindi ha analizzato tutto in una maniera giusta, Dani, ha dato chiaramente un'idea di quello che può essere effettivamente la situazione attuale degli immobili e che cosa si può fare. E poi ci tengo a ringraziare infine l'amministrazione comunale di Bucca, che si è adoperata e ha avuto questo evento che si svolgesse qui, in questo palazzo, che è un palazzo della ricostruzione, perché è un palazzo che è stato ricostruito nel 1900. Probabilmente abbiamo scoperto anche, ho visto quando ho fatto il giro, il sopralluogo della presentazione, che alla base di questo palazzo è a sua volta probabilmente gli sono i ruderi del palazzo antico costruito prima del terremoto del 1783, era una salsuola da quell'evento e poi sicuramente anche quello del 1908. Questo palazzo che questa amministrazione ci deve dirlo, è stato acquisito da poco, è una donazione, domani avranno anche il festival della poesia, quindi vi facciamo il più grande in bocca al lupo e per chi vuole appunto può fare anche un piccolo giro nella struttura perché veramente ne vale la pena. Io vi ringrazio per l'attenzione, i libri per chi li vuole volesse acquistare sono in vendita fuori qui in questo piccolo atrio. Grazie di tutto, speriamo insomma di poterci ritrovare a breve anche con altri eventi. Grazie a tutti. Grazie.